Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora video dei prodotti finiti diciamo da gennaio ad ora? Sono un bel po', quindi credo che sia da gennaio ad ora, non mi ricordo. Giù nell'info box come sempre vi lascio la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare, dei prodotti che esiste la recensione sul mio canale, troverete ovviamente il link e il minutaggio dove poter scorrere per poter vedere il video. Nulla, prima di iniziarvi ti ricordo che se ti piacciono i miei video mi puoi supportare con un pollice in su, se non ne vuoi perdere altri c'è il tastino dell'iscrizione che trovi giù nell'info box o alla fine del video. Iniziamo subito. Allora, primo prodotto che spunta fuori è questa crema fluida corpo della Neoveda Family, eco biologico, nutriente, rinfrescante con olio d'argan, estratto di fiori d'arancio. Certificato ICEA Eco Biocosmesi da 250 ml. Regala al tuo corpo la naturale morbidezza, la crema fluida corpo ecobiologica. La sua formula arricchita con olio d'argan e fiori d'arancio protegge e idrata la pelle lasciandola morbida, piacevole e profumata. Non contiene petrolati, coloranti, siliconi. Materie prime certificate, è un made in Italy. Allora, come vi ho raccontato nella recensione, questa crema mi è piaciuta tantissimo. L'unica pecca è stato il tipo di contenitore. Come avevo presupposto, mi sarà rimasto un bel po' di prodotto tutto intorno alle pareti. Quel po' che sono riuscita a tirare fuori, ho avuto una difficoltà in mano. A un certo punto mi sono arresa e quindi quel che c'è rimasto dentro rimane là. Poi, ho utilizzato questa maschera in cotone della Sephora, fu un regalo di compleanno. È una maschera 3 minuti che fa da primer, mi veniva il termine. L'ho utilizzata, il prodotto all'interno, il liquido che era rimasto, l'ho utilizzato per altri due trucchi consecutivi. Mi è piaciuta molto, dovrebbe costare intorno alle 5, 6, 7 euro. Anche il profumo è molto buono. Poi è bello mettersi la maschera e rilassarsi, è una bella esperienza. Devo prendere tutti gli struccanti, le salviette struccanti insieme, così ve le mostro tutte ora. Non mi sembra che ce ne siano altre. Allora, della Fria Prime alta qualità, struccanti 25 pezzi, tecnologia micellare, azione nutriente per tutti i tipi di pelle, tessuto, skin massage. Massage, no, massage è francese, vabbè. Non testato sugli animali, questo lo sapevo. Allora, di queste salviette ho apprezzato molto il tessuto, effettivamente è morbidissimo con delle ondulazioni che aiutano a massaggiare il viso e a tirar via il trucco, quindi ad aiutarci a struccarci meglio. E poi c'è un profumo, si sente ancora. Un'altra cosa che mi è piaciuta, anche se aveva la confezione con la chiusura, questa semplice, è molto piena di colla, molto adesa e molto dura, e quindi le salviette all'interno non si sono seccate. Mi è piaciuta tantissimo. Poi le mie classiche della Seta Blu, a salviette struccanti sempre all'acqua micellare con estratto di cetriolo. Queste con estratto di cetriolo mi sa che è la prima volta che le prendevo. pH neutro per tutti i tipi di pelle, rimuovono a fondo il trucco lasciando inalterata la fisiologia della pelle. 40 salviette. Nulla. Come sempre mi trovo benissimo con i prodotti della Seta Blu, e uso diversi, adoro i pennelli della Seta Blu, però anche le salviette, il levasmalto mi piacciono tantissimo, li compro e li ricompro a proporzione. Poi dei fiori di magnolia, sempre salviette struccanti per pelli sensibili con olio di
mandorle dolci, aloe vera, bisabololo. Allora, di queste salviette purtroppo bruciano leggermente gli occhi, quindi non riuscivo a passarlo vicino alle ciglia per togliere il mascara dalle ciglia. Quindi non mi hanno fatto apprezzare per queste salviette. Ovviamente le ho finite, però non è che mi sono piaciute tantissimo. Il profumo invece mi è piaciuto tanto. Poi, della stessa marca della crema fluida, abbiamo finito in casa il detergente corpo, sempre all'olio di argan estratto di fiori d'arancio. Il detergente corpo ecobiologico con olio d'argan e fiori d'arancio ha delle proprietà idratanti e nutrienti, dona alla tua pelle una piacevole e naturale sensazione di morbidezza e fresco benessere, oltre a lasciarti un delicato profumo. Grazie alla sua formula priva di agenti schiumogeni, effettivamente non faceva tantissima schiuma, era una schiuma molto leggera, facile da risciacquare. Parabeni, coloranti, petrolati, può essere utilizzato per la detersione quotidiana, anche in questo caso senza petrolati, eccetera. Materie prime certificate. E mi è piaciuta tantissimo. Si sente ancora il profumo, facile da risciacquare, fresca addosso, comoda, buona. Sono buoni questi prodotti, mi piacciono molto. Della Bottega Verde, lo shampoo addolcente ravvivante alla camomilla. Allora, con estratti di fiori di camomilla per capelli chiari o biondi. Non ha un potere lavante eccessivo, ma ha un profumo di camomilla che vi fa impazzire. Ovviamente non potrà mai arrivare ai livelli del mio Schulz, io amo lo Schulz, però si avvicina molto, e è stato un buon alleato. Mi piaceva anche come lasciava i capelli, non li aggrediva troppo, non mi lasciava il capello secco, mi è piaciuto. Ora sto utilizzando il balsamo di questa linea che mi piace tantissimo, poi ne parliamo. Ancora prodotti per capelli della Garnier Ultra Dolce, il balsamo crema camomilla e miele, schiarisce e ravvive i riflessi i capelli chiari. Questo lo uso e lo riuso da sempre insieme a tanti altri, ed è quel prodotto che ritorno sempre, che mi piace sempre, lo riprendo molto volentieri. Ho finito una delle bombolette di La Batiste, lo shampoo secco, quello là per capelli biondi. Questa forse è la seconda confezione che finisco, sempre comodo averne in casa, l'utilizzo, ti risolvono lo shampoo non fatto per pigrizia. Poi, della G-Cube ho finito la maschera extra lisciante della linea Endless Liss. È una confezione da 200 ml, è una di quelle maschere che promette liscio estremo e facilità nella piega liscia, ed è forse una delle poche maschere che lo mantiene veramente. Io quando faccio lo shampoo utilizzo questa, asciugo i capelli con la con la spazzola quadrata, mi dà volume, mi fa i capelli molto lisci, belli ordinati, mi piace tantissimo, è finita e la devo andare a comprare. Poi, anche se ora non mi sto facendo liscia, ho i capelli terrificanti. Della Allegro Natura ho terminato questo burro leggero balsamo, respiro libero, pelle idratata, vitamina E, burro biologico da spalmare sul petto per favorire una buona respirazione nel rispetto della pelle, con oli essenziali di eucalipto bio, burro di karité e cacao e olio di mandorle. Mi fu regalato Natale scorso da una mia amica. Non si sente ancora il profumo. Ovviamente non l'ho utilizzato solo all'occorrenza sul petto per poter respirare, ma l'ho utilizzato costantemente a ogni doccia, perché è un burro molto corposo. All'interno comunque al burro di karité, il burro di cacao, le mandorle. Visto che io da anni ho le righe sul petto perché dormo su un lato, uno dei due lati, per potermi aiutare a rilassare e a evitare che si vedano troppo questi segni, ho idratato per tutto questo anno e mezzo
questa parte, ogni doccia con questo prodotto. Effettivamente, essendo bello così corposo, mi ha disteso molto la pelle in questa zona, è molto più elastica e si formano, la mattina trovo meno segnetti, quindi mi dovrei comprare un altro burro, qualcosa del genere, ora che ho finito questo. Sì. Poi, della Schultz, la mia lozione schiarente, ad azione graduale, 100% camomilla, avvio, questa la utilizzo all'occorrenza tra una seduta di colpi di sole e un'altra, così per schiarire l'attaccatura dei capelli e evitare di fare troppi colpi di sole che vuoi o non vuoi rovinano il capello. Questo mi aiuta molto, lo utilizzo da sempre, è stato secondo me un periodo della mia vita che non l'ho utilizzato. Poi della Canapa and Canut forse, dei Coloniali, un crema gel detergente viso. Allora, questo è da 100 ml, quindi un prodotto, diciamo, non una full size, ma quasi una travel size, non mi ricordo, l'ha comprato mamma. Ed è stato il detergente che abbiamo utilizzato nell'ultimo periodo. Allora, aveva una... era corposo, bello nutriente, quando mi struccavo, mi lavavo comunque il viso con questo prodotto, non sentivo dopo la pelle tirare, ma non ho avuto neanche reazioni di brufolette eccetera, quindi vuol dire che mi ha deterso molto bene il viso, mi è piaciuto molto, lo utilizzavo sia la mattina che la sera, è un buon prodotto. Poi della Essence lo Strong and Clear nel Polish Remover Extra Power Instant Remover of Glitter and Effect. Allora, il mio inglese è terrificante. Questo è il leva smalto con acetone, se non sbaglio, sì, della Essence, quello più forte, si chiama 02 I Am Strong. E quel remover nailish leva smalto che riesce a togliere benissimo i glitter. Io direi ni, nel senso che quando metto lo strato di glitter, proprio lo strato di smalto trasparente sopra, quindi un top coat con i glitter, comunque bisogno di rimanerci un po', e di solito utilizzo sempre il trucchetto della stagnola, cioè il pezzetto di cotone imbevuto con la stagnola tenuto su 30-40 secondi e via. Rispetto ad altri togli smalto, leva smalto, ovviamente è molto più efficace perché è veramente strong. Non ha rovinato tantissimo le unghie, pensavo peggio, però mi aspettavo meglio, diciamo così. Io mi aspettavo 100 e ho trovato 70. Queste gli integratori alimentari della Swiss per capelli, pelle e unghie, di questo c'è la recensione, mi è piaciuto molto, è la prima volta che lo utilizzavo, ovviamente l'ho utilizzato nel periodo fine settembre inizio ottobre, sono arrivata a novembre perché questi sono 2 mesi di trattamento. E mi è piaciuto molto. Probabilmente la prossima volta prenderò un Swiss come integratore. Ora devo iniziare a pensare all'integratore per rinforzare le mie vene. Lo faccio sempre nel periodo di transizione tra l'inverno e la primavera, quindi dovrei iniziare a cercarmelo. Ho terminato questo gel corpo tonalizzante illuminante della Bottega Verde. Questa è la seconda confezione che utilizzo, vabbè, da 40 ml, è un gel corpo tonalizzante illuminante con acqua di cocco. Mi piacciono questi prodotti durante il periodo estivo, quando sono abbronzata, per enfatizzare e darmi quel mezzo tono in più di abbronzatura sulle gambe, perché sono la parte che si abbronza con più difficoltà, e questi prodotti aiutano molto. Poi è stato anche molto idratante. Vado a cestinare, ho cestinato questo mascara della Sien Waterproof Black, che ormai non ce n'era più nulla all'interno. Come mi lamentava la recensione, alla fine non è stato era un mascara volume, ma non mi ha mai dato volume, sempre un effetto molto naturel. Waterproof è stato waterproof, però. Crema delle fiori di magnolia, crema lift
lifting, crema viso lifting, effetto lifting con SPF 15. Mi è piaciuta molto, c'è anche la recensione di questo prodotto. Veramente poca spesa, molta resa. Un bel prodotto preso all'Eurospin. Poi della Garnier Bio ho terminato il contorno occhi, quello alla lavanda, ancora profuma, bello pieno, nutriente, mi ha nutrito. Quando l'ho utilizzato avevo sempre molto questa zona molto nutrita, mi è piaciuta. Poi la lavanda messa la sera, quindi la skin care serale, aiuta comunque il passaggio verso un sonno più tranquillo. Altra crema viso, perché non facevo questi video, sto perdendo la voce, della L'Oreal attiva antirughe col collagene, crema idratante prime rughe 35+. Anche questa mi è piaciuta. Mi piacciono in questo periodo le creme con collagene e degli acidi, quindi il collagene aiuta a rimpolpare il viso, gli acidi leggeri ovviamente fanno dei leggeri scrub, potenzialmente dei peeling, e quindi si ha sempre la pelle nutrita e si hanno meno rughe, nutrite e rigenerate, si hanno meno rughe sul viso. Vado a buttare anche questo Studio Sculpt della MAC, una cipria completamente terminata. Mi sono trovata bene, è durata abbastanza, poi vabbè, la cipria è un prodotto che uno si porta via un po' di tempo. Ho finito anche questo smaltino della Yves Rocher, questo forse era una collezione natalizia dato al colore, e si chiama 03 Or. Molto bello, però c'è il pennellino sfigatino, visto che è praticamente uno smalto glitter, durava tantissimo sulle unghie, dava un bel effetto. Poi ho terminato una matita labbra, è rimasto un mozzichino, non c'è scritto neanche più la marca perché è stata cancellata. Se la ritrovo ovviamente ve la lascio giù nell'info box, forse la Rebecca, ma non ne sono sicura, devo controllare, ce l'avevo da un po'. Ho terminato della Naturalé una crema mani ipoallergenica idratante protettiva ad estratto di aloe vera con materie prime di origine naturale, sempre certificato ICEA, da 75 ml. Leggera, si assorbiva velocemente, non pesante sulle mani, una buona crema. Poi ancora uno smalto, un top coat UV sigillante per unghie della Wycon, un bel top coat, fa effetto gel, non troppo rigido, quindi non si fanno quelle piccole crepe sulla parte alta dell'unghia quando l'unghia sotto si va a muovere, ma lo smalto è troppo rigido e quindi si crepa inevitabilmente. Invece questo non l'ha fatto, durata 7 anche 8 giorni, è capitato di tenere sullo smalto tranquillamente. Ultimo prodotto della Rouge, un'altra matita color, che cos'era questa? Probabilmente la matita labbra, credo di sì. Sì, la matita labbra, perché della Rouge ho la matita blu per gli occhi e ce l'ho ancora, questa invece era per le labbra. Questi sono stati i prodotti che ho terminato negli ultimi mesi. Spero che questo video ti abbia fatto un po' di compagnia. Io qui sono ancora in quarantena, non so quando riuscirò a caricare questo video, ma rispetto alle ultime notizie, secondo me la situazione sarà ancora la stessa. Comunque non ci voglio pensare, pensiamo positivo. Nulla. Ti ringrazio per avermi aperta, ti ricordo che se il video ti è piaciuto mi puoi supportare con un pollice in su, se non vuoi perdere i prossimi video, spoiler, il prossimo sarà un video acquisti, ti invito a cliccare il tastino per l'iscrizione che trovi qui nell'ultima schermata o nell'info box. Mi sono dato un autoschiaffo, aia, io nulla, ti abbraccio, ti ringrazio per avermi aperta di nuovo e ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!